19 in Campania, 558 positivi su 14.264 tamponi, 7 deceduti, in aumento i ricoveri. Ad Ischia vaccini in spiaggia e nei luoghi di movida arriva il camper dell'ASL d'Amore, la vaccinazione unica arma a disposizione. I carabinieri sequestrano 32 kg di alimenti congelati non tracciati all'hotel Baia delle Sirene, sanzione di 2.500 euro, si indaga sulla possibile intossicazione alimentare. Di Finanza Napoli sequestrati 1,2 milioni di articoli contraffatti o non sicuri, tra cui mascherine anti-Covid, coinvolta anche l'isola di Ischia. Ferragosto col pienone di clienti e speriamo in un settembre altrettanto positivo, a Nuvola TV per i ristoratori. Giovanni Trani del Tiratardi Forio fa un bilancio della stagione turistica in corso. A Sant'Angelo, ristoratori soddisfatti della stagione turistica, stiamo lavorando, speriamo di proseguire anche a settembre e ottobre. Abbattimento casa degli stabile, il sindaco di Casal di Principe si autodenuncerà se non riuscirà a trovare soluzione abitativa. Gennaro Savio, i sindaci dell'isola di Ischia facciano lo stesso in vista delle prossime demolizioni. C'è anche Ischia nella storia tribolata dell'Afghanistan. Benedetto Valentino, il paese è andato nel baratro dopo il colpo di stato al re, che era in vacanza alla regina Isabella nel 1973. Lo sport, tifosi dell'Ischia calcio in protesta, rosa indebolita e allenamenti a porte chiuse. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV, la cronaca in apertura del nostro telegiornale, non solo con la situazione Covid e la novità che era stata già annunciata ieri e fortemente voluta dal sindaco di Forio Francesco Del Deo della vaccinazione itinerante, se così possiamo definirla, con il camper dell'ASL che andrà sui luoghi di movida, sulle spiagge in tutti e sei i comuni dell'isola di Ischia nel giro della prossima settimana, a cominciare in verità da domani proprio da Forio, proprio per intensificare le vaccinazioni e avvicinarsi alla fascia maggiormente scoperta in questo momento, quella dei giovani, ma non solo, sono ancora tanti anche gli anziani che non risultano vaccinati e che non hanno voluto vaccinarsi ancora fino a questo momento. I fatti di cronaca poi relativi all'albergo di Forio per una presunta intossicazione di alcuni clienti, parleremo di questo ma anche di tanti temi di attualità con il bilancio sulla stagione turistica dei ristoratori. Siamo stati a Forio e Sant'Angelo, parleremo anche della situazione in Afghanistan, in qualche modo c'entra anche Ischia, concluderemo poi con lo sport, nel frattempo parleremo anche di abbattimenti. Iniziamo però dal bollettino diffuso dall'unità di crisi della regione Campania con i dati sul contagio in aumento, i nuovi casi positivi in aumento, anche l'incidenza dei nuovi casi sul numero di tamponi analizzati, 558 i positivi su 14.264 tamponi, aumentano purtroppo anche i deceduti, 7 nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri, in aumento anche terapie intensive e posti letto di degenza occupati, 20 le terapie intensive su 656 posti disponibili, 336 invece posti letto di degenza occupati sui 3.160 disponibili in totale. Per la vaccinazione invece complessivamente sono stati vaccinati con prima dose 3.784.650 cittadini, di questi 3.183.968 hanno ricevuto anche la seconda dose, le somministrazioni effettuate sono state in totale 6.968.618. Andiamo alle notizie che riguardano l'isola di Ischia. Lo aveva annunciato ieri il sindaco di Forio Francesco Del Deo e da domani proprio a Forio inizierà la vaccinazione itinerante, fortemente voluta e richiesta al direttore d'Amore, anche in nostra presenza, coinvolti allora i luoghi di movida, spiagge e piazze. Il 19 agosto, quindi domani praticamente subito a Forio in via Marina, quindi per il giovedì foriano, il
20 invece a Barano, alla spiaggia dei Maronti, il 22 a Serrara Fontana, il 23 all'Acquamino, il 24 a Casamicciola e si concluderà con il 26 agosto ad Ischia. Il camper sarà in piazza Antica Regia. Seppur in ritardo, dopo le dichiarazioni e la preoccupazione, Antonio D'Amore prova a spingere sull'acceleratore delle vaccinazioni. È l'unica arma che abbiamo a disposizione, ha dichiarato il servizio. Ischia continua ad essere l'ultima ruota del carro per l'ASL Napoli 2 Nord, a parte la parentesi positiva della campagna vaccinale di massa, ma dopo aver dichiarato l'isola Covid free per aver vaccinato il 70% della popolazione residente, ci si è adagiati, convinti che forse sarebbe bastato. Ed invece un po' la variante Delta, un po' una presenza sproporzionata di turisti sull'isola che creano inevitabilmente situazioni di assembramento in strada, all'esterno dei locali e sulle spiagge, il contagio è ritornato a correre, coinvolgendo oggi più di 300 ischitani, di cui una decina ricoverati, senza contare poi i due decessi in meno di 48 ore. Dopo dichiarazioni poco contestualizzate, il direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord, Antonio D'Amore, su input dei sindaci, si è finalmente degnato di svolgere anche sull'isola Ischia attività di sensibilizzazione, soprattutto per le fasce d'età più giovani, ma anche più in generale per tutti i soggetti non vaccinati. Probabilmente non basterà e il ritardo sarà irrecuperabile, ma ad oggi il vaccino resta l'unica arma disponibile per fronteggiare il virus e i dati sui nuovi contagiati e sui ricoverati lo confermano. L'alternativa altrimenti sono le chiusure, ovvero il colpo del KO per l'economia e una sconfitta per il vaccino stesso. Vedremo ciò che accadrà in futuro. Intanto però non si può non rilevare che da lunedì prossimo la Sicilia sarà zona gialla, la Sardegna è a rischio, come la Puglia. Non è un caso poi che le località turistiche più frequentate oggi siano le più colpite dal Covid. Qualcosa sicuramente è andato storto. È chiaro che bisogna vaccinare molte più persone, non basta a questo punto il 70%, una cifra utile teoricamente per l'immunità di gregge, che però la comunità scientifica ha già definito impossibile per questa pandemia. E allora dal 19 al 26 agosto arriva la campagna di vaccinazione contro il Covid nelle piazze dei 6 comuni dell'isola di Ischia. I medici e gli infermieri al lavoro sul camper dell'ASL Napoli 2 Nord vaccineranno i cittadini dai 12 anni in su residenti sul territorio dell'ASL Napoli 2 che devono sottoporsi alla prima dose di vaccino. Per la somministrazione verrà utilizzato il vaccino Pfizer. Dice Antonio D'Amore: a maggio, in poche settimane, abbiamo somministrato il vaccino ad oltre il 70% della popolazione residente sulle isole di Ischia e Procida con più di 18 anni. Questa operazione ha permesso di ridurre moltissimo la diffusione del virus in questi mesi estivi tra i vaccinati e di minimizzare le ospedalizzazioni. Da maggio ad oggi il centro vaccinale sull'isola ha continuato a lavorare, ma ora occorre andare anche nelle piazze di Ischia per vaccinare dai 12 anni in su e convincere i più dubbiosi. La vaccinazione è l'arma che ci può far sperare di non rivivere quanto vissuto l'autunno scorso. E andiamo a quella che è sicuramente la notizia del giorno, lanciata già ieri sera, una notizia che ha fatto il giro d'Italia, soprattutto dopo il lancio dell'agenzia ANSA, arrivato come detto nella serata di ieri. Secondo le prime notizie circolate, 25 persone erano state ricoverate per problemi di dissenteria dovuti, pare, alla cena di Ferragosto. Altre testate giornalistiche hanno parlato addirittura di 100 persone coinvolte e di un protocollo speciale applicato dai sanitari, informazioni che però non hanno trovato alcun riscontro nella realtà. Secondo quanto si apprende invece, non risulta alcun ricoverato in ospedale per questi motivi. Una ventina di persone sono passate al pronto soccorso facendosi refertare, ma molti meno hanno sporto denuncia ai carabinieri per quanto accaduto nell'hotel Baia delle Sirene del gruppo Castotel a Forio. Dopo le denunce sul posto sono arrivati i carabinieri. Di seguito il comunicato stampa diffuso dall'arma, ve lo leggiamo. I carabinieri della stazione di Forio, insieme a personale dell'ASL Napoli 2 Nord, hanno ispezionato la cucina di un hotel attivo in quel comune, sanzionando il titolare per complessivi 2.500 euro, 32 kg di alimenti congelati,
privi di tracciabilità posti sotto sequestro, individuata anche un'area esterna alla cucina priva di requisiti strutturali e igienici. L'attività è stata avviata dopo l'intossicazione alimentare subita da alcuni clienti durante la cena del Ferragosto scorso, successivamente denunciata ai carabinieri. Dunque, l'intossicazione a detta delle persone che hanno sporto denuncia c'è stata, tuttavia va enormemente ridimensionato quanto riportato in un primo momento, e quindi 25 persone in ospedale e un presunto protocollo speciale che descrivevano uno scenario a tratti apocalittico che purtroppo è passato anche su molte testate nazionali. I carabinieri tra l'altro non hanno trovato merce mal conservata o scaduta, ma hanno sanzionato la struttura per la mancata tracciabilità dei 32 kg di alimenti. Insomma, il polverone è stato alzato e tanto la struttura quanto l'isola non hanno fatto una bella figura, ma sembra che non finirà qui. Sono infatti in corso le indagini dei carabinieri che dovranno stabilire cosa è realmente accaduto, perché solo alcune persone sono andate al pronto soccorso e perché solo una minima parte di esse ha poi denunciato. Ci sono molte versioni contrastanti e bisognerà far luce su quanto accaduto. Torneremo ad approfondire e a parlare anche questa situazione. Ancora la cronaca: il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di una serie di accessi ispettivi operati nell'area metropolitana e presso le principali località turistiche balneari della provincia, ha sottoposto a sequestro 1.245.000 articoli non sicuri e privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore, quali l'importatore, il produttore e la descrizione delle caratteristiche in lingua italiana. Le fiamme gialle della compagnia di Torre del Greco e delle tenenze di Ischia e Massa Lubrense hanno sottoposto a sequestro, tra la città corallina, Meta di Sorrento e l'isola di Ischia, oltre 1.000 articoli non conformi, comprese mascherine pseudoprotettive, abbigliamento e accessori di bigiotteria privi delle indicazioni minime per il consumatore sull'origine, provenienza e sulla qualità. Questa è la cronaca. Andiamo alla pagina dedicata all'attualità. Dopo Luca D'Ambra per gli albergatori, stasera a Nuvola TV c'è Giovanni Trani, presidente dell'associazione Oreca, a fare un bilancio della stagione turistica in corso per i ristoratori. Nel mese di agosto abbiamo fatto il pieno di clienti, speriamo in un settembre altrettanto positivo. Per il Green Pass al momento i problemi sono pochi, perché la maggior parte di noi lavora all'aperto. Sentiamo. Giovanni Trani, un agosto in cui Ischia fa registrare il tutto esaurito. Come sta andando per voi, piccoli esercenti della ristorazione? Come è andata Ferragosto? Cosa vi aspettate dal mese di settembre? È andata benissimo. Dopo l'anno scorso in cui facemmo registrare il record di presenze, quest'anno noi ristoratori abbiamo la sensazione che il lavoro sia ulteriormente aumentato, si è lavorato bene, benissimo, dobbiamo dire c'è stato anche un salto di qualità sulla clientela. Almeno qui a Forio noi non abbiamo avuto problemi di sorta come ogni agosto porta. C'è stato, da quel che so, solo qualche problema sulla spiaggia della Chiaia la sera del 15 agosto, ma il pronto intervento della polizia ha evitato il peggio, e comunque abbiamo notato tante pattuglie che hanno girato continuamente avanti e indietro, quindi ci siamo sentiti protetti. Mese di settembre, ci aspettiamo, speriamo, visto l'aumento dei contagi, che si riesca a fare un mese di settembre che i contagi rimangano almeno quelli lì, senza un aumento come ci fu l'anno scorso. A noi ristoratori, dalle notizie, sembra di rivivere gli ultimi 2 anni, cioè che da metà settembre, ci aspettiamo metà ottobre, viste le elezioni amministrative in 1600 comuni italiani, ci aspettiamo che da metà ottobre si inizi di nuovo la stessa storia degli ultimi 2 anni, con varie restrizioni e chiusure. Quindi speriamo in un settembre florido, soprattutto dal punto di vista climatico, con qualche temperatura forse un po' più mite, visto che è stato un agosto di fuoco, di vero fuoco.
nuove restrizioni o nuove chiusure cosa vorrebbero dire a livello economico per le piccole attività? Mandare quasi anche in fumo tutto ciò che di buono si è fatto nel mese di agosto? Quello è sicuro, e siccome poi sono 2 anni ormai che facciamo questa vita, stavolta potranno saltare parecchie teste. Ci sarà parecchia difficoltà, perché se prima ci potevano essere risparmi personali per portare avanti le strutture, stavolta se ci risaranno le chiusure e come sempre senza, se ci risarà per l'ennesima volta nessun aiuto da parte del governo con i famosi ristori che sono stati solo chiacchiere o spicci, potremo veramente assistere a un ecatombe. Come ve la state cavando con il Green Pass? Dal mio punto di vista, io purtroppo non l'ho richiesto ancora a nessuno, perché lavoriamo solo fuori, fa un caldo pazzesco, il mio locale personalmente ha solo posti fuori con pochi posti interni, quindi nessuno pensa di sedersi internamente, mentre gli altri colleghi, da quello che so, lo chiedono. Qualcuno perde qualche cliente perché logicamente non tutti ce l'hanno, e quindi per adesso non è un problema. I problemi li vedremo quando inizierà quando il tempo sarà meno clemente. Continuiamo l'approfondimento sull'andamento della stagione turistica e facciamo nuovamente tappa a Sant'Angelo. Abbiamo chiesto ai ristoratori un commento sulla stagione fino ad oggi. C'è soddisfazione al borgo del comune di Serrara Fontana, che continua a vantare un turismo di qualità e una buona presenza di turisti stranieri. Ascoltiamo. Paolo Iacono, ristorante Il Pescatore. Partiamo da quello che è stato fino adesso questa estate, questa stagione turistica. Siete soddisfatti e che cosa vi aspettate dalle prossime settimane? Diciamo abbastanza soddisfatti, perché ci sono state belle presenze, anche se un po' è iniziato in ritardo come l'anno scorso, e comunque dobbiamo dire quest'anno in più abbiamo avuto la presenza di una bella fetta di stranieri che ci ha dato conferma. Vedo che chi fa qualità lavora sempre meglio, lavora sempre di più, ecco questo voglio dire. Quindi io spingerei insomma la categoria degli imprenditori turistici a investire sui servizi, sulla qualità e a non svendere. Questo suggerirei, perché Ischia vale tanto e non bisogna svendere. Bisogna sempre offrire di più, però farsi pagare. Cioè, sono contro questi albergacci che svendono il prodotto, che buttano giù solo il territorio. Quindi pregherei la categoria di fare meno camere, allargarle. Ogni 3 camere ne fate una, la allargate e ve la fate pagare di più, in modo che forse la gente si fa un periodo minore, però ha dei servizi migliori. Ci aspettiamo molte presenze in più rispetto all'anno scorso per il fatto di Procida. Infatti qua a Sant'Angelo si stanno già organizzando per dare la possibilità agli ospiti di qui di vederla 1 o 2 volte a settimana. E questa è, come si dice, un'occasione da non perdere per farci conoscere di più e per vendere meglio l'isola di Ischia. Come sempre non mancano anche un po' di VIP, vi sono venuti a trovare insomma anche quest'anno delle personalità importanti, possiamo fare qualche esempio? Sempre tanti VIP, vabbè, i soliti, abbiamo lo stilista Zanotti che viene sempre da noi, poi è venuto il ministro dell'economia francese, poi vabbè, ci sono quelli lì, gli habitués, ieri ho visto la Bush, questa attrice americana molto, molto bella, insomma devo dire anche grazie agli alberghi a 5 Stelle che stanno lavorando bene. Cerchiamo di farli stare anche un po' più tranquilli, quindi preghiamo i paparazzi di non diciamo assediarli, ecco, perché logicamente come tutte le persone vogliono un po' di privacy. E no, non mi viene in mente qualcun altro, però diciamo, essendo molto abituati ad avere VIP, ce li dimentichiamo, ecco. Paolo Di Maio, ristoratore qui a Sant'Angelo, come sta andando questa stagione turistica ancora segnata dal Covid?
Possiamo essere contenti perché va oltre le aspettative, c'è clientela tutti i giorni, il turismo si è risvegliato, la gente ha voglia di vacanza, voglia di normalità e speriamo che tutto questo si possa diventare la merce di tutti i giorni, un turismo fatto di tranquillità, di serenità e di spensieratezza. La vacanza è questa e speriamo che tutto finisca quanto prima. Sant'Angelo riesce ancora a conservare, insomma, quella particolarità anche di poter lavorare con un turismo un po' più selezionato? Sant'Angelo per fortuna è sempre l'isola nell'isola, infatti c'è clientela di qualità, quest'anno anche con l'apertura del Miramare a Sant'Angelo che quest'anno ha preso la quinta stella, quindi vediamo una clientela internazionale che ci sceglie, quindi che è attenta ai servizi e quindi alla qualità e alle eccellenze che noi riusciamo ad offrire tutti i giorni. Per chiudere, quali sono un po' le aspettative da quelle che saranno le prossime settimane? Agosto Ischia non ha mai avuto problemi, la differenza però la faranno i mesi successivi. Ci auguriamo molto che potremo avere questo prolungamento di stagione a settembre e perché no ad ottobre con una clientela internazionale, che tutto si normalizzi e che veramente riusciamo a continuare a distagionalizzare e a aumentare quindi la nostra stagione lavorativa sia per noi che per tutti i nostri dipendenti che per l'isola stessa e per il ritorno alla normalità. Cambiamo argomento ma restiamo nell'attualità. Dopo le demolizioni di case di prima necessità avvenute ultimamente a Quarto, Ischia e Procida, per il prossimo 2 settembre a Casal di Principe è prevista la demolizione della casa degli Stabile, e cioè di due umili famiglie lavoratrici. In merito il sindaco ambientalista e anticamorra Roberto Natale, che da mesi sta cercando in tutti i modi di trovare un'alternativa abitativa per queste due famiglie, ha affermato che sarà pronto ad autodenunciarsi se non riuscirà a trovare una soluzione. Lo stesso facciano i sindaci dell'isola di Ischia in vista delle prossime elezioni, ha affermato Gennaro Savio, presidente del Comitato per il diritto alla casa delle isole di Ischia e Procida. Vediamo il servizio. Ma la casa interna non la deve buttare, è che questa è la prima casa, sta l'intesa che vicino a strada. Dopo le tragiche demolizioni di case di prima necessità avvenute ultimamente a Quarto, Ischia e Procida, stavolta lo Stato sceglie il comune di Casal di Principe per accanirsi, giammai nei confronti della grossa speculazione edilizia affaristica e in odore di camorra, ma contro due famiglie di umili lavoratori sull'orlo dello stato di indigenza e per cui queste abitazioni rappresentano tutta la loro ricchezza e nelle cui quattro mura ci sono cementificati i sacrifici, le privazioni e le sofferenze di una vita intera. Assurda. Infatti per il 2 settembre è prevista la demolizione della casa di mamma Rita, papà Aniello e dei piccoli Tommaso e Luciano e quella di papà Luigi, mamma Maria e dei loro bambini Angelo e Jacopo, che saranno sbattuti per strada senza alcuna umana pietà. Ma possibile che tra tanti immobili della grossa speculazione edilizia che hanno sfregiato e distrutto coste e colline della nostra regione, lo Stato si diverta sempre solo ad abbattere le case della povera gente costretta ad edificare senza licenza edilizia dalle istituzioni da adempienti e in un periodo storico in cui tutti ti rassicuravano che solo così potevi costruirti la casa e che non sarebbe mai successo nulla. Il 2000, diciamo, stiamo iniziando a fare le case, abbiamo fatto lo scavo. E poi da questo scavo ci sono venuti a fermare i carabinieri, i vigili e tutto il resto. E ci siamo fermati. Poi dopo 5-6 mesi siamo andati sul comune di Casal di Principe e ci hanno detto: andate avanti, noi per qua che non succede niente. E noi siamo andati avanti di questa cosa qua. Poi nel 2005 ci è arrivata una carta di abbattimento. Qui a Casal di Principe, oltre alla solidarietà del Comitato Cittadino contro gli abbattimenti e del coordinamento dei comitati a difesa del diritto alla casa della Regione Campania, è straordinario l'impegno del sindaco anticamorra Renato Natale, il quale da mesi sta cercando in tutti i modi di trovare un'alternativa abitativa per queste due famiglie e sarà pronto anche ad autodenunciarsi se non riuscirà a trovare una soluzione, come ha affermato davanti alle nostre telecamere. Cosa succederà il 2 settembre allo stato attuale, con l'ultimo ordine della procura?
che fino ad ora siamo riusciti ad ottenere una serie di dilazioni, perché questa cosa doveva venire già ad aprile, poi c'è stato rinviato, poi è stata ancora rinviata, è stata ancora rinviata. Speravamo che fosse rinviato fino a che non fossero pronte le due abitazioni alternative, ma è arrivata questa nota della procura che ci dice che improrogabilmente il 2 settembre è la data ultima. Abbiamo ridotto il danno se facciamo questo, ma dato che questo io non riuscirò a farlo entro il 2 settembre, vuol dire che io non sarò in grado di ottemperare all'ordine della magistratura, incorrendo nel reato previsto da alcune code dal codice penale, che è il reato di mancata osservanza di una sentenza o di un ordine del magistrato. Quindi commetterò questo reato, mi autodenuncerò qualche giorno prima, perché non sono stato in grado di poter ottemperare a quello che è un ordine della magistratura. Onore al sindaco ambientalista ed anticamorra di Casal di Principe, Roberto Natale, che per la prima volta rispetto a tutti i primi cittadini annuncia di autodenunciarsi nel momento in cui non dovesse trovare un'alternativa abitativa per le famiglie lavoratrici degli stabile. Una posizione forte, netta, chiara, a difesa del diritto alla casa che sempre e comunque lo Stato dovrebbe garantire. Una posizione forte che bene farebbero anche i sindaci dell'isola di Ischia a prendere in considerazione e in vista dei prossimi sciagurati abbattimenti di prime case di necessità da assumere. Continuano a circolare sui social e sui media le terribili immagini di Kabul con i talebani che stanno trionfando. Nel 1973, in una notte d'estate, il re afghano Zahir Shah era in vacanza ad Ischia. Alla regina Isabella gli fu comunicato che con un colpo di stato era stato deposto. L'emeroteca Valentino conserva un'intervista fatta proprio al re. Era convinto di ritornare presto al potere grazie all'aiuto delle potenze occidentali. Non fu così, è morto nel 2007 dopo un lungo esilio a Roma a 93 anni. Ce ne ha parlato Benedetto Valentino, il servizio. Benedetto Valentino, l'attenzione pubblica mondiale ovviamente è rivolta a ciò che sta accadendo in Afghanistan. Prima insomma di avere anche un tuo pensiero su questa vicenda che comunque come tante altre stai seguendo, Ischia si intreccia insomma nella sua storia anche con l'Afghanistan. Raccontiamo perché. Perché nel luglio del 1973 il re dell'Afghanistan era qui in vacanza alla regina Isabella e a un certo punto riceve la notizia che era stato deposto, perché in Afghanistan c'era stato un colpo di stato fatto credo dal cugino. E proprio a Ischia perde praticamente il regno afghano e resta in esilio per decenni, perché poi morì dopo, è morto praticamente nel 2007, quindi all'età di 93-94 anni. Però lui ricevette questa notizia della perdita del regno afghano proprio al regina Isabella di Daccamino. Ecco, Benedetto, tra l'altro si trattava del periodo in cui l'Afghanistan per certi versi era organizzato meglio rispetto a poi tutto ciò che è successo dopo, un continuo di guerre civili, più la guerra poi di 20 anni terminata qualche giorno fa, ma che fa ritornare paradossalmente forse più di 20 anni indietro il paese. Sì, in realtà diciamo che quell'epoca storica fu un po' l'epoca felice del regno afghano, perché in realtà questo re era un re particolarmente amato
dal popolo e che aveva fatto anche una serie di riforme e aveva dato anche una svolta, diciamo così, meno religiosa al suo regno, quindi una svolta laica al suo regno, e aveva fatto anche riforme economiche importanti. Diciamo che dalla caduta del re Zahir Saif afghano, che è avvenuta, ripeto, a Ischia, praticamente l'Afghanistan è precipitato sempre di più in una spirale di violenza, perché quel colpo di Stato aprì le porte a quella che era la parte integralista del regno afghano. Tieni presente che nel 1973, quando c'era appunto questo re, diciamo, chiamiamolo re ischitano, praticamente le donne andavano in giro anche con le gonne, senza veli, quindi c'era questa svolta laica importante, e da loro invece poi dopo sono precipitati con gli ultimi avvenimenti in quello che è il trionfo dei talebani. Senti, nell'ottica premio sì. Ischia, premio internazionale di giornalismo, insomma, questo tema è ripiombato ovviamente nelle ultime settimane, e conterà e toccherà proprio a giornalisti importanti raccontare purtroppo quelle che sono delle vicende che si preannunciano davvero sconfortanti. Ma certamente, dalle immagini che abbiamo visto, anche quella che è un po', come dire, la cronaca che ci viene trasmessa dell'Afghanistan, è sicuramente uno dei temi centrali di questi giorni. Noi abbiamo incentrato la nostra attenzione sulla direttrice della Reuters, che è la più grande agenzia del mondo. Tenete presente che è Thomson Reuters, è l'agenzia principe delle notizie anche, diciamo così, del fronte afghano, e quindi sarà sicuramente lei che ci illustrerà un po' quelli che sono gli sviluppi e le prospettive di questi avvenimenti. Concludiamo con alcune notizie flash di sport, ma anche eventi. Innanzitutto un comunicato dei tifosi dell'Ischia, che da ieri sono in protesta. A metà luglio avevamo chiesto un'unica cosa alla società, e cioè che l'entusiasmo ricreato si doveva fare di tutto per farlo crescere, o quantomeno cercare di farlo rimanere alto. Ad oggi purtroppo dobbiamo constatare che di quell'entusiasmo ce n'è rimasto ben poco, forse nulla. Una campagna acquisti che a nostro parere ci vede con una rosa indebolita, e non di poco, ma tra le altre cose più gravi c'è la situazione allenamenti a porte chiuse. Noi a questo non ci stiamo, lo stadio Mazzella è sempre stato casa nostra e gli allenamenti sono stati un punto di ritrovo e di svago per noi, ma la cosa più importante è che attuando certi atteggiamenti i tifosi si allontanano, ed è quello che noi non vogliamo. Da ieri 17 agosto abbiamo iniziato una protesta pacifica che continuerà fino a quando si metterà fine a questa decisione scellerata. Da sempre vogliamo solo il bene dell'Ischia Calcio, firmato gli ultras Ischia 1922. Pare che dopo questo comunicato ci siano stati già i primi incontri con la società, e dunque potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore. Gli eventi, anche in questo caso due notizie flash. Innanzitutto domani, giovedì 19 agosto alle 22, in piazza Pontile, con il patrocinio del comune di Lacco Ameno, tornano il cantatore Gaetano Maschio ed il soprano Filomena Piro con il concerto spettacolo Vi raccontiamo la nostra Napoli. Due artisti accompagneranno il pubblico con la fantasia nell'atmosfera della Napoli di un tempo, dal borgo marinaro di Santa Lucia alla vetta del Vesuvio, passando per i pittoreschi vicoli dove l'eco di appassionate serenate si fonderà con le voci del popolo e dei personaggi della tradizione ricche di frizzi e lazzi. Al piano il maestro Silvano Trani, il pubblico verrà condotto alla scoperta di un mondo fatto non solo di musica e di canto, ma anche di poesia, di cultura e di sentimento. Dunque l'appuntamento è per domani alle ore 22, come detto, in piazza Pontile. E ancora si terrà sempre domani 19 agosto e sempre all'Acquameno, ma in questo caso nelle sale dell'Hotel Reginella di Lacquameno ad Ischia, alle ore 22, l'incontro dibattito con Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, in occasione della presentazione del suo
suo ultimo libro NCO, Le radici del male, Rugiosi Editori. Prima di salutarci, come sempre, uno sguardo alle previsioni meteo. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Situazione per giovedì: campo barico che vede un campo di alta pressione interessare il Mediterraneo centro-orientale, stabilità sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria un po' più temperate in quota innescheranno qualche temporale sui rilievi. Nel dettaglio, difatti, non osserviamo perturbazioni, ma bensì pressioni medio-alte, una bella giornata sulla nostra penisola. Durante il pomeriggio, però, c'è le temporalesche sulle Alpi settentrionali e questa volta di nuovo anche sull'Appennino centro-meridionale, soprattutto zone interne tra Abruzzo, Lazio e Molise, qualche breve scroscio di pioggia. Le temperature saranno prettamente estive, un caldo moderato, possiamo osservare valori diffusamente tra i 28 e i 34 gradi, quindi fine anche all'estremo sud del grande caldo africano. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti li trovate scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. È tutto per stasera con il TG News, grazie per averci seguiti. Il telegiornale ritorna domani alle 20:30. Buon proseguimento di serata.